Oggi con Gustar Viaggiando vi portiamo in Toscana, nella parte nord, lungo la costa, e qui incontreremo moltissime aziende. Incandiabio è un'azienda giovane, ma con basi solide date dalla determinazione e dalla passione di François Désiré e Jacqueline. La passione principale di François è il vino che ha imparato ad amare in Piemonte, ma il Candia ora è tutta la sua vita. Originario del Burkina Faso, oggi con la sua azienda, l'azienda biologica Incandiabio, produce vino, olio, ortaggi e frutti. Un lavoro duro, fatto di vigne terrazzate da dover lavorare completamente a mano, ma che regalano un vino davvero di qualità. Ci dice che non è facile far capire che il suo vino è buono, soprattutto perché è africano. E certe volte la gente gli chiede anche da dove arriva il vino. Oggi l'azienda produce prodotti dell'orto, oltre al vino, quindi verdure e soprattutto moringa, un albero molto importante per la salute di tutti noi, per cui nel 2019 ha vinto l'Oscar Green. Altra fermata importante è quella alle Vigne del Grillo, dove Giovanni Casini e Alberto Billi, coltivatori custodi, proteggono varietà di frutti e verdure che rischiamo di perdere per sempre. L'azienda si trova in una valle protetta dalle gelate primaverili che guarda dritta verso il mare, che regala non solo una splendida vista, ma arricchisce la vigna e i frutti di sentori e aromi. 300 le varietà diverse di frutta, fra cui frutti minori, cioè incroci, susino cocco, biricoccolo, suregio, incrocio fra susino e ciliegio e molto altro. Regina produce miele, ma è stata campionessa mondiale di bicicletta. Si allenava in Toscana, se n'è innamorata e qui è rimasta a produrre miele. Ido Mariani dice: la cantina nasce grazie alla stretta collaborazione con una piccola maison dello Champagne e dopo anni passati a fare vendemmia in Francia, ho voluto fare bollicine a casa mia, a Massaciuccoli, un angolo di Versilia stretto fra le colline, il lago e il mare. Questa tua cultivar è una cultivar particolarissima. No, queste qui no, perché queste qui sono quelle consentite dal disciplinare di produzione. Il nostro viaggio prosegue alla ricerca dei migliori testaroli verso Villafranca Lunigiana. Per questo ci vuole la farina dell'azienda agricola La Rita I Pagani, dove Andrea e Sergio si occupano di grani antichi in maniera molto molto seria. Mentre i grani tradizionali arrivano a 60-70 cm, quelli antichi hanno spighe alte anche 2 metri. Elena Giannini è la proprietaria di Oligea, un'azienda che affonda le radici, ed è proprio il caso di dirlo, nello stesso terreno dove nascono gli eucalipti della bonifica della piana di Massaciuccoli, in provincia di Lucca.
Elena ha visto la bonifica con i suoi occhi e ricorda la casa dei nonni che si occupavano di questo, e mentre lei giocava con l'acqua dove oggi ci sono le sue piantagioni di eucalipto. Oggi Elena Giannini non è solo l'amministratore unico della Holly GSRL, ma è anche la fondatrice e socia dell'azienda Orto Florio Vivaistica Versil Green, società agricola. L'azienda Calefro fa viticoltura sulle colline apuane. Fabrizio Bondielli cura con amore l'attività di famiglia iniziata dal nonno Lino. Già dalla metà degli anni 60 il vecchio viticoltore aveva capito la particolarità e la qualità dei suoi vigneti in questo territorio difficile. Intenso, è a 14 gradi questo. Al naso un'esplosione di frutti, di mirtilli. Molto rotonda, molto piena, una struttura importante. Questo ha avuto delle carni incendiali, un brasato. Per chiudere questa nostra carrellata andiamo sui Colli Apuani, dove Pietro, ex gestore di palestre, nel 2003 ha ripreso in mano quelli che erano i vigneti della famiglia e ha iniziato i primi imbottigliamenti. Oggi è molto contento dei suoi vini, che riescono a vincere anche diversi premi, e lui è una grande simpatia. Da loro si mangia anche molto bene, soprattutto quello che viene fatto in casa.
L'azienda agricola Francesca Ferrari ha 9 ettari e si trova a Pontremoli. Francesca è una giovane donna fragile e delicata all'apparenza, ma con tanta determinazione. La sua è una immigrazione di ritorno perché la terra era dei nonni e lei è cresciuta nel nord Italia. L'azienda è nata nel 2005 e si è indirizzata verso un prodotto di qualità. L'olio Lucchetti Ferrari è un prodotto IGP sotto denominazione Colline della Lunigiana.